Benvenuti a questo video dedicato alla vita e al lavoro del poliedrico artista italiano Pierpaolo Pasolini. Esploreremo insieme la sua storia unica e scopriremo alcuni dettagli interessanti che ne hanno caratterizzato il percorso. Pierpaolo Pasolini è nato nel 1922 a Bologna, in Italia. Fin da giovane ha mostrato una grande curiosità intellettuale e una passione per la letteratura e il cinema. Ha studiato lettere all'Università di Bologna e ha iniziato a scrivere poesie e romanzi fin dalla sua giovinezza. Pasolini ha fatto il suo debutto nel mondo del cinema negli anni 50, dirigendo alcuni cortometraggi e documentari. Il suo stile visionario e provocatorio ha immediatamente attirato l'attenzione della critica e del pubblico. Nel corso della sua carriera, Pasolini ha diretto numerosi film di successo, tra cui Accattone, Mamma Roma e Il Vangelo secondo Matteo. I suoi film sono caratterizzati da una forte critica sociale e politica e da una profonda riflessione sulla condizione umana. Pasolini era anche un intellettuale impegnato, attivo nei movimenti di sinistra e nel dibattito politico del suo tempo. Ha scritto articoli e saggi su una vasta gamma di argomenti, dalla poesia alla politica, contribuendo in modo significativo al panorama culturale italiano. La carriera di Pasolini non è stata priva di scandali e controversie. È stato spesso criticato per il suo stile provocatorio e per le sue opinioni politiche radicali, che lo hanno reso una figura divisiva nella società italiana dell'epoca. Purtroppo, la vita di Pasolini è stata tragicamente interrotta nel 1975, quando è stato brutalmente assassinato a Roma. La sua morte ha suscitato molte domande e teorie del complotto, alimentando ancora di più il mito che circonda la sua figura. Ecco quindi un breve ritratto della vita e del lavoro di Pierpaolo Pasolini, un artista straordinario che ha lasciato un'impronta indelebile sulla cultura italiana e mondiale. La sua vita e la sua arte ci insegnano l'importanza di essere audaci, autentici e impegnati nella ricerca della verità e della giustizia. Benvenuti a questo video dedicato alla vita e al lavoro del poliedrico artista italiano Pierpaolo Pasolini. Esploreremo insieme la sua storia unica e scopriremo alcuni dettagli interessanti che ne hanno caratterizzato il percorso. Pierpaolo Pasolini è nato nel 1922 a Bologna, in Italia. Fin da giovane ha mostrato una grande curiosità intellettuale e una passione per la letteratura e il cinema. Ha studiato lettere all'Università di Bologna e ha iniziato a scrivere poesie e romanzi fin dalla sua giovinezza. Pasolini ha fatto il suo debutto nel mondo del cinema negli anni 50, dirigendo alcuni cortometraggi e documentari. Il suo stile visionario e provocatorio ha immediatamente attirato l'attenzione della critica e del pubblico. Nel corso della sua carriera, Pasolini ha diretto numerosi film di successo, tra cui Accattone, Mamma Roma e Il Vangelo secondo Matteo. I suoi film sono caratterizzati da una forte critica sociale e politica e da una profonda riflessione sulla condizione umana. Pasolini era anche un intellettuale impegnato, attivo nei movimenti di sinistra e nel dibattito politico del suo tempo. Ha scritto articoli e saggi su una vasta gamma di argomenti, dalla poesia alla politica, contribuendo in modo significativo al panorama culturale italiano. La carriera di Pasolini non è stata priva di scandali e controversie. È stato spesso criticato per il suo stile provocatorio e per le sue opinioni politiche radicali, che lo hanno reso una figura divisiva nella società italiana dell'epoca. Purtroppo, la vita di Pasolini è stata tragicamente interrotta nel 1975, quando è stato brutalmente assassinato a Roma. La sua morte ha suscitato molte domande e teorie del complotto, alimentando ancora di più il mito che circonda la sua figura. Ecco quindi un breve ritratto della vita e del lavoro di Pierpaolo Pasolini, un artista straordinario che ha lasciato un'impronta indelebile sulla cultura italiana e mondiale. La sua vita e la sua arte ci insegnano l'importanza di essere audaci, autentici e impegnati nella ricerca della verità e della giustizia.